sismo sull'autobus di linea Treviso. Potrebbe essere sospeso l'autista che nei giorni scorsi avrebbe discriminato una donna di colore su una corsa di linea appaltata da MoMA. Il racconto della donna. 31 i colpi contestati in tutto il Veneto tra Rovigo, Venezia, Padova e Treviso. I carabinieri arrestano 3 albanesi specializzati in furti nelle abitazioni e anche 4 razzie a segno. Nella stessa notte, delitto di Alano di Piave, resta in carcere il 46enne domenicano che ha ucciso con una coltellata il trevigiano Antonio Costa dopo una lite al bar. L'uomo ribadisce: mi sono solo difeso. Contromani una 27, pensavamo di essere morti, ma tante persone ci hanno aiutato, dimessi dall'ospedale Alfio e Giulia, i 2 sopravvissuti allo schianto causato da Bruno Sabadin. Ma il tempo: nelle prossime ore la pioggia continuerà a battere sul Veneto con un peggioramento nella notte e nella giornata di domani, monitorati i corsi dei fiumi. L'appello del sindaco di Breda di Piave ai suoi cittadini: alcune persone chiamano a casa per chiedere un contributo del comune per acquistare un mezzo di trasporto per il sociale. È una truffa. Continua la marcia di avvicinamento verso la donata nazionale degli alpini di Udine. Altre partenze delle penne nere anche a piedi. Domani la maggior parte dei trasferimenti. La nostra diretta. Era un intervento atteso da 18 anni. Stamane l'inaugurazione della nuova abside del complesso di Santa Caterina a Treviso. C'era anche l'ex sindaco Gentilini, che fu il primo a dare il via al progetto. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. In apertura partiamo con il caso di razzismo su un autobus di linea MoM. Potrebbe subire ripercussioni sul piano lavorativo l'autista che nei giorni scorsi avrebbe discriminato una donna di colore su una corsa di linea appaltata appunto a MoM. Sono in corso delle verifiche interne. Sentiamo i protagonisti di questa vicenda. Noi abbiamo un codice etico. Ogni dipendente, che sia diretto, che sia di subaffidatari, ha l'obbligo di seguire questo codice etico. Quindi assolutamente queste situazioni non possono essere tollerate. Questa è la posizione dell'azienda. E quindi quando avremo accertato tutti i fatti, sicuramente questo signore non lavorerà più per MoM. Lavorerà per chi vuole, però per MoM no. È pronto ad adottare la linea dura in qualità di committente il presidente di MoM Giacomo Coladonna nei confronti dell'autista della ditta appaltatrice che avrebbe assunto gravi atteggiamenti razzisti nei confronti di una donna italiana 46enne di origini ghanesi, già modella, oggi stilista di fama. Merebella K in queste ore si trova ad Amsterdam, ma ritorna con la mente a venerdì scorso sulla linea 4, la fermata di Viale Cadorna. Sta rientrando nella sua casa di Treviso, dove vive da 20 anni con il marito, un trevigiano, e i 2 figli. L'autobus praticamente ha 2 entrate, è fermata proprio dove ero io, che era la fermata davanti. E vedo che lui non mi apre. A un certo punto lui mi guarda e mi fa: vai in drio. Ah, sì. Allora io sono entrata in dietro, sono andata direttamente da lui, ho detto: ma perché non mi hai fatto entrare davanti? Prima volta non mi hai risposta. Seconda volta non mi ha risposto, la terza volta tira questo signore un voce arrogante, ma ha urlato: sto guidando, non ho tempo per gente come... E poi si è mangiata. Nelle fermate successive, racconta Merebel, l'autista apre anche la porta anteriore facendo salire tutti i passeggeri. La donna chiede spiegazioni. Perché io non potevo entrare davanti? Perché ho la pelle scura, perché sono nera, o perché? Perché ha fatto entrare successivo tutti quelli che hanno la pelle come la sua, ma io che ho la pelle diversa dalla sua mi ha detto proprio: vai dietro. Scenari da apartheid, Merebella decide di non stare zitta, chiede scuse, pubblica l'autista. Io sono cittadina italiana, lavora, rispetto tutto, trovandomi davanti un gesto così mi sono sentita male. Questo razzismo ne ho trovati tanti, ma questo qui era proprio una cosa che non so neanche come metterla. Perché lui si è comportato così? Se lui ha comportato così con me, significa che fa con tutti. Colpi in tutto il Veneto, stiamo parlando di ladri professionisti, facevano irruzione nelle abitazioni, anche 3-4 furti in una notte, la banda è finita in manette.
Studiavano i piani nei minimi dettagli, professionisti dei furti, 31, i colpi contestati, una ventina fra Rovigo, Venezia e Ferrara, una decina tra Padova e Treviso. Il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Rovigo e dell'aliquota operativa della compagnia di Adria è scattato nelle ore scorse. In manette sono finiti tre albanesi, 43, 41 e 34 anni, residenti a Milano, Modena e Pavia. In queste città i loro covi, da cui partivano in una notte, transitavano almeno in due province mettendo a segno almeno tre o quattro colpi. Alla banda sono state contestate anche due rapine improprie. Durante i furti si sono trovati di fronte i proprietari ed hanno reagito per guadagnarsi la fuga. Prese di mira case e appartamenti, svaligiate con perizia, rubavano di tutto, dai monili in oro, oggetti di valore, denaro. Utilizzavano un'attrezzatura professionale fatta di targhe false, auto sportive e veloci, rice trasmittenti, flessibili di ogni misura ed un vero e proprio arsenale di arnesi da scasso. Non si facevano mancare nulla, ma sulle loro tracce da tempo c'erano i militari dell'arma. Le indagini coordinate dalla procura di Rovigo sono scattate lo scorso novembre. Gli accertamenti sono tutt'altro che terminati. La lista di assalti potrebbe essere ben più lunga. La banda ha colpito infatti in tutta Italia, nel Veneto ma anche in Lombardia e in Emilia-Romagna. Uno dei tre della banda, il 43enne, è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere nella casa circondariale di Brescia, dove si trova già detenuto per altre analoghe accuse. Gli altri due arresti invece sono scattati nelle rispettive abitazioni, dove gli indagati sono stati rintracciati all'interno di un garage nell'Interland milanese, che veniva utilizzato dalla banda come magazzino oltre che come deposito per le auto utilizzate nei raid. I militari dell'arma hanno trovato e sequestrato 19.000 euro in contanti, diversi orologi di valore e svariati oggetti in oro, oltre a tutta l'attrezzatura utilizzata per gli assalti. Paese con il duplice omicidio, l'autopsia conferma i coniugi crivellati di colpi. Prima è stato ucciso Lino, poi Rosanna. I funerali saranno fissati nelle prossime ore. Rosanna Trento ha alzato le braccia nel disperato tentativo di parare i colpi. Lei è stata raggiunta da 5 proiettili, il marito Lino Pestrin da 6, mortali quelli al torace. Due esecuzioni lucide senza nessuna esitazione, una scena raccapricciante. Massimo, 51 anni, il killer, che vive da tempo in casa in via Monsignor Breda, da quando si è separato dalla moglie, scende le scale. Entra nella cucina, in mano la sua Glock 17. Nemmeno il tempo di rendersi conto, Lino si gira verso il fratello e viene crivellato. Rimane lì, seduto sulla sedia, la testa sul tavolo. Rosanna è in piedi, il 51enne alza di nuovo l'arma e la colpisce prima la schiena, poi al torace e alle braccia. La donna finisce a terra priva di vita. La mattanza è stata compiuta in una manciata di minuti. Poi Massimo esce dalla cucina, chiude la porta. I proiettili verranno trovati poco dopo dai carabinieri sparsi sul pavimento della cucina, sulle scale, all'ingresso della casa. L'omicida ha scaricato 14 colpi in totale, 3 quelli inesplosi che lui stesso ha tolto dal caricatore. Scattano le manette per duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dal legame familiare. Eseguiti anche i test tossicologici, i cui risultati saranno noti non prima di 2 mesi. Pestrin si trova chiuso nel carcere di Santa Bona. Dopo una prima confessione si è chiuso nel silenzio. Le sue uniche parole sono state: sono vittima di un complotto familiare. Su richiesta del suo legale, l'avvocato Annalisa Zanin, la magistratura trevigiana ha deciso di sottoporre la guardia giurata dell'istituto di vigilanza ad una perizia psichiatrica. L'incarico è stato conferito ieri al professor Alberto Kirn. Il 51enne sarà sottoposto a colloqui e test per verificare se fosse capace di intendere e volere al momento della carneficina. Si sta rendendo conto di quello che ha fatto, spiega il suo legale, ma è traumatizzato. Ora si attenderà la relazione e l'esito delle indagini dei carabinieri intervenuti sul posto per far luce sull'intera vicenda. Una dinamica che nella sua tragicità sembra fin troppo semplice. Solo Massimo Pestrin potrà però chiarire i reali motivi di questo duplice omicidio. Pensavamo di essere morti, tante persone ci hanno aiutato. A parlare sono Alfio e Giulia, 2 sopravvissuti allo schianto causato da Bruno Sabadin domenica sera in A27. L'uomo è deceduto, noi li ascoltiamo. Mi sono messo in corsia di sorpasso con la freccia e quindi ero in accelerazione, quando tutto a un tratto ho visto una macchina contromano. Non era nella corsia di sorpasso. Ho sperato che lui rimanesse in quella corsia. Stiamo parlando di frazioni di attimi, proprio frazioni di secondi,
E invece lui, forse per evitare le macchine che erano prima di me in mezzo, si è buttato verso il guardrail. A quel punto io ho frenato a tavoletta, ma non ho potuto evitare lo schianto, proprio sia stato dritto. E ho pensato di essere morto, perché lo schianto è stato terribile. E quindi ho gridato, mi ricordo di aver gridato, ma ho sentito la macchina esplodermi addosso. Attimi sospesi, quasi irreali, frazioni di secondo, lunghe una vita. Alfio Pistorio guidava la Passat che si è scontrata con l'auto di Bruno Sabadin. Con la moglie Giulia e il loro Labrador avevano trascorso una giornata di spensieratezza sul lago di Santa Croce. Dimessi dal Cafoncello, sono ora a casa. Impossibile non pensare a quella Kia Sportage contromano che li ha travolti a 2 chilometri dal casello di Vittorio Sud. Mi sono accorta questa macchina avvicinare proprio a noi e per un attimo mi è passato per la testa questa persona vuole suicidarsi. E poi c'era questa botta fortissima, ho avuto un dolore fortissimo sull'addome, la gabbia torace, le gambe, poi ho visto questi airbag bianchi e anche il fumo e per un attimo mi è venuto persino in mente che siamo già in paradiso se siamo morti. Secondo me, non guidando, ha avuto un'altra percezione e l'ha visto un attimo dopo di me. Lui ha avuto paura, indubbiamente, perché io questo ho percepito e si è buttato nella corsia che lui pensava vuota, che era verso il guardrail, e invece arrivavamo noi. E quindi è stato, io penso che lui era in totale confusione. Probabilmente nessuno mai saprà cosa è accaduto davvero nella mente di Sabadin, malato da tempo, e domenica, come raccontato anche dalla sorella Roberta ai nostri microfoni, particolarmente confuso. Pur nella tragedia resta la consapevolezza di una strage evitata e di una grande solidarietà. Vorrei ringraziare, perché mi ha scritto il nome o il suo numero di telefono, lo chiamerò ovviamente, il signor Claudio e la sua, non so se compagna, moglie, non mi ricordo il nome onestamente, che si sono preoccupati del nostro cagnolino e l'hanno preso, l'hanno portato da un nostro carissimo amico da Padova. Cioè loro sono di Padova, si sono fermati a Treviso, hanno contattato questo mio amico e l'hanno portato. È stato molto siamo molto grati a queste persone. Non dimenticherò mai l'aiuto di queste persone sconosciute, assolutamente. C'erano 2 o 3 coppie. Sono felice di poter dire che siamo vivi, siamo qua, stiamo raccontando questa storia terribile, tristissima, soprattutto per chi è morto, perché comunque è una persona morta e quindi dispiace questo. Cronaca, il 18 febbraio la Guardia di Finanza gli aveva sequestrato una decina di auto, valore 800.000 euro, tutte destinate ad essere concesse a noleggio e sarebbero state comperate utilizzando soldi provenienti dalle truffe della NFT, la società di Silea, specializzata in criptovalute che avrebbe truffato almeno 700 ignari clienti. Ora le vetture di Simone Rizzato, il fratello 46enne di Mauro, che sarebbe una delle menti truffa insieme a Cristian Bisentine e all'avvocato Emanuele Giullini, sono state messe all'asta. Le autovetture sottratte alla disponibilità della concessionaria di Rizzato vanno da una Porsche Carrera Cabrio a un Audi Q8, una Mercedes, alcuni modelli di BMW fino ad utilitarie come la Volkswagen Passat. Siamo a Breda di Piave, ora una truffa che rischia di veder cadere nella trappola i suoi cittadini, così arriva l'allerta proprio del primo cittadino. Vediamo di cosa si tratta. Siamo stati avvisati del fatto che qualcuno di voi sta ricevendo delle telefonate, persone che si spacciano per delegati del comune di Breda di Piave e chiedono un contributo economico a fronte dell'acquisto di un mezzo per il trasporto sociale verso destinazioni ospedaliere. Bene, è un tentativo di truffa. Noi non abbiamo incaricato nessuno, quindi nessuno vi deve chiamare a nostro nome per chiedervi un contributo economico. Diffidate, mettete giù il telefono. Se avete qualche dubbio siamo a disposizione, quindi chiamate gli uffici, in particolare l'ufficio servizi sociali, oppure le forze dell'ordine, quindi polizia municipale e carabinieri. Mi raccomando, massima attenzione anche ad eventuali persone che possano suonare il campanello e spacciarsi per idraulici, elettricisti, magari anche a nome, mandati a nome del comune di Breda di Piave, o hanno un tesserino identificativo di chi sono e del motivo per cui sono lì, oppure non aprite e, ripeto, avvisate noi o avvisate le forze dell'ordine. Mi raccomando, massima attenzione, ripeto, noi non abbiamo incaricato nessuno, nessuno vi deve chiedere un contributo economico. Attenzione e per favore spargete il più possibile la luce. Grazie.
Siamo al maltempo, continuerà nelle prossime ore a battere tutto il Veneto con un peggioramento nella notte e nella giornata di domani, soprattutto sulle pianure centro-orientali tra Padovano, Veneziano e Rodigino. Su queste zone è previsti picchi locali anche prossimi ai 100 mm in 24 ore con possibili locali criticità o allagamenti. In particolare la Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di criticità idrogeologica con allerta gialla nelle zone del Basso Piave, Sile, Livenza, Lemene, Tagliamento, Alto Brenta, Bacchiglione e Dalpone. L'allerta invece è arancione nelle zone Po, Basso Adige e Basso Brenta, Bacchiglione. La politica con Appennino arrivata in città, la sanità deve rimanere pubblica, il tema urgente. Chiara Appennino, ex sindaca di Torino, oggi deputata 5 Stelle, è venuta in città per sostenere il candidato Mestriner. Abbiamo portato le nostre proposte, ad esempio la sfiducia costruttiva proprio per rafforzare i governi, per cui se un governo si vuol far cadere deve esserci una proposta alternativa. Abbiamo chiesto un percorso condiviso con una bicamerale. Ci aspettiamo però ancora oggi che la Presidente Meloni ci risponda rispetto a un tavolo che noi abbiamo chiesto sul PNRR. Ricordiamo 200 miliardi che questo governo non sta spendendo e noi vogliamo dare il nostro contributo affinché siano spesi tutti in scuola, sanità, asili nido. Al tavolo delle riforme su presidenzialismo e premierato convocato dalla Premier Meloni, il Movimento 5 Stelle ha portato le sue controproposte, ma la priorità ora è la messa a terra del PNRR, partita che per la sola Treviso vale oltre 100 milioni di euro. Chiara Appendino, da ex sindaco di Torino, sa bene che questo è il dossier più scottante anche nel capoluogo della Marca, dove è arrivata per sostenere il candidato Maurizio Mestriner. Hanno l'obbligo morale di spenderli e Maurizio da questo punto di vista è la persona giusta. E aggiungo di più, non è accettabile che un governo di destra in questo momento metta in discussione 200 miliardi. Sono posti di asilo nido, sono soldi per la sanità territoriale, sono soldi per le infrastrutture, cioè è il futuro del nostro paese e noi siamo a disposizione per farli spendere e con i nostri amministratori locali li metteremo a terra. Le mura sono il patrimonio più grande che ha Treviso. Il PNRR deve essere investito sulle mura per farle tornare vivibili e fruibili alla città. Soprattutto penso alla parte sud che riguarda il bastione Camuzzi e l'area attualmente secondo me degradata che è lungo Sile, dove adesso è adibita a stazione. L'altro tema per i 5 Stelle è quello della salvaguardia della sanità pubblica, competenza che non può essere solo regionale, da qui la bocciatura netta del DDL Calderoli. Noi non siamo contrari al concetto di autonomia, il problema è che questa autonomia rischia di essere il colpo letale a un tema molto sentito, dove ci sono anche grossissimi problemi, come qui a Treviso, come la sanità. Abbiamo da un lato un governo che mette a rischio i soldi per la sanità territoriale e dall'altro che con l'autonomia differenziata rischia di dare l'ultimo colpo letale a un diritto che purtroppo è sempre più messo in discussione e che è sempre più spostato sui privati. L'attacco del PD all'amministrazione Conte, il tema è quello di quartiere San Zeno e il suo collegamento attraverso il sottopassaggio della stazione. Oggi Mario Conte ha risposto. A pochi giorni dal voto torna alla ribalta il caso San Zeno, con il consigliere di opposizione e capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni a rilanciare la necessità di una riqualificazione del collegamento del quartiere con la città, con il prolungamento del secondo sottopasso ad oggi pressoché inutilizzato. Proposta arrivata al mittente. L'amministrazione, con il candidato per il centrodestra Mario Conte, è sorpreso. Spiega Conte che è di 2 settimane fa l'ultimo sopralluogo dell'assessore Zampese con i tecnici RFI proprio per il sottopasso in oggetto. Mi pare che invece sia una campagna elettorale caratterizzata dalla scarsa conoscenza delle materie. Abbiamo già detto che la riqualificazione della stazione, proprio per un accordo tra Comune di Treviso ed RFI, si svilupperà proprio sulla porta sud della stazione, che è il quartiere San Zeno. I fondi sono già stati trovati da RFI e siamo in fase di definizione progettuale di quelli che saranno interventi, compreso il sottopasso. Riqualificazione in atto e annotata, chiarisce Conte, già sul programma. Questa volta hanno pescato l'ennesimo granchio, nel senso che annunciano e lamentano un'iniziativa che è già in cantiere, perché ripeto, la riqualificazione della stazione non è soltanto della facciata nord, ma è anche del quadrante sud della città che si sviluppa nel quartiere San Zeno. Anche il sottopasso ciclabile è già previsto l'intervento di riqualificazione e rigenerazione. Mentre Padova
Genova, come altre città d'Italia, si mobilita contro il caro affitti. Oggi il dibattito emergenza abitativa si è infiammato tra i due ospiti di prima edizione, Giancarlo Iannicelli, Lista Conte e Marco Zabai, Partito Democratico. Io non credo a queste politiche che diamo la casa, le case bisogna costruirle, costano, il 110% ha creato un aumento dei prezzi che sono arrivati alle stelle, quindi il problema non è facilmente risolvibile. Io ti dico che a Treviso c'erano tanti giovani che frequentavano, che erano in centro. Voi nella vostra amministrazione avete lasciato andare un'università così importante, certo, come una IUM. Ve lo scrivo. Vuoi che ti leggo la lettera dell'università? Se lei mi viene a citare la sua giunta come un esempio di gestione dell'emergenza abitativa con il bando che avete fatto recentemente, che avete giustamente, dopo le nostre insistenti richieste, prorogato, perché prima dicevate che non c'era bisogno. No, senta, ci sono dichiarazioni del sindaco e dell'assessore chiaramente in cui dicevano che non c'era bisogno e poi l'avete prorogato. Residenzialità caro affitti sul centro storico, orfano di immobili, si consuma il nuovo scontro tra maggioranza e opposizione, Lista Conte, Lista Partito Democratico. Una conto è l'emergenza abitativa che va gestita con l'ambito sociale, creando dei fondi di garanzia che voi continuate a non voler fare, non si capisce perché, e cercando di fornire soluzioni che garantiscano da una parte i proprietari e da una parte le famiglie per evitare gli sfratti. Questo si fa con fondi di garanzia. Avete venduto il palazzo più storico. Il più storico palazzo di Treviso per due soldi, per un piatto di minestra. Avete venduto il palazzo della prefettura dove c'è il consiglio? Come non c'entra? Il PD rilancia sui fondi integrativi per l'abitare, per aiutare famiglie in difficoltà e giovani coppie. La casa come diritto collettivo. Iannicelli ribatte: soldi da gestire, l'acquisto di pochi immobili non è la soluzione. Gli oneri di urbanizzazione vengano utilizzati per finanziare, per esempio, l'acquisto o la creazione di nuovi immobili da destinare all'affitto sostenibile. Non è vero che non si può fare niente che il mercato. Ragazzi, sto parlando di una cosa, praticità, guardi che non è che se voi non la fate la fa qualcun altro, non è praticità. Esiste la cassa, lo ripeto, c'è la cassa depositi e prestiti. Andrea Pensoiello, appena nominato, si è espresso su due temi, quelli legati alla carenza di parcheggi per i residenti e poi la proposta del Terzo Polo di spostare i mezzi del servizio pubblico dal centro per sostituirli con mezzi più piccoli. Ovviamente il centro di Treviso si presta, come può essere Ferrara, come può essere Parma, a una privatizzazione diffusa, c'è una progettualità dietro, ma già un primo passo che si potrebbe fare lunedì dopo le elezioni è rivedere, ad esempio, con MOM il percorso dei bus, perché rendiamoci conto che pedonalizzare vuol dire anche, ad esempio, togliere gli autobus enormi che passano ogni giorno davanti alla loggia dei Cavalieri, che quando uno prova a passare con una carrozzina deve ogni volta schivarli sul mezzo marciapiede che rimane libero, o come le sei linee di autobus che passano in Viale Cadore davanti al mio locale, quando possono essere eventualmente deviate o fermarsi in stazione utilizzando dei bus più piccoli, comprati anche, abbiamo già parlato con Colladon, eventualmente con un contributo del comune, gestire il traffico interno con dei minibus solo per determinate vie, non per quelle appunto come la loggia dei Cavalieri o altro. Un bus, una vetta che percorresse costantemente il PUT, facendo un punto d'appoggio nei vari parcheggi esterni che ci sono o che verranno creati. Dopodiché, ovviamente, ripeto, i bus navette interni servono anche perché non tutti quanti abbiamo una mobilità a piedi facile, ci sono persone anziane, ci sono persone con delle disabilità, di conseguenza è necessario che, soprattutto per certe fasce, ci sia poi un trasporto anche interno. Andiamo in pubblicità, tra poco. TG Treviso, ripartiamo con la Tunata Nazionale degli Alpini. A Udine si parte quindi dal Trevigiano in marcia, anche a piedi. Vediamo. A Motta i tre gruppi alpini di Sant'Andrea, Camalò e Zenson di Piave, direzione Udine. Le penne nere si stanno mobilitando verso Udine, è iniziato l'avvicinamento. C'è anche chi, nonostante il tempo, ha iniziato una lunga marciapiedi con partenza stamattina alle 8 dal Sacrario di Fagarè, che li spingerà a percorrere 110 chilometri. Sono una decina di penne nere iscritti dei gruppi di Camalò, Sant'Andrea e Zenson. Eccoli qua i nostri eroi che camminano verso la durata di Udine. Altri alpini sono già arrivati. Siamo ospiti del gruppo di Pinzano al Tagliamento della provincia di Pordenone. Le camerate, la cambusa,
e qua abbiamo il reparto cucina. Domani pomeriggio da Colle Umberto è prevista la partenza del reparto Salmerie. Uomini e muli in camion fino a Villa Manina di Passariano, poi a tappe a piedi fino a Udine. Arrivo previsto sabato mattina al Parco Moretti, dove vi è il cippo che ricorda i caduti della Iulia sul fronte russo. Come sta andando? Abbiamo gruppi che già si sono collocati, sistemati in aree, sia quelle predisposte dall'organizzazione, sia aree private che avevano già individuato mesi e mesi fa. I numeri? Allora, la sezione di Treviso conta circa 10.000 iscritti, di questi noi ci aspettiamo che domenica alla sfilata ci siano almeno 1.000-1.500 persone. Camper o tende in sacchi a pelo o in comodi alberghi, borsoni e zaini sono pronti, il conto alla rovescia è scattato. Bravi ragazzi, bravi, continuare così! E ora li ascoltiamo, gli alpini ieri sera durante la puntata di Ring, le canzoni cantate dall'Ottetto Ana di Treviso con una bella sorpresa finale. Vi facciamo sentire un estratto. Cappello sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera, che a noi serve la bandiera, su bei monti a guerreggiar, oi la la, su bei monti che noi saremo. A noi piace cantare, prima di tutto, ed è la cosa che più ci dà stimolo e la linfa per andare avanti con le nostre cose. E poi abbiamo tutti quanti una passione nel stare insieme, nel stare nel mondo alpino, di vivere l'alpinità, di sentirla, e questo ci rende orgogliosi di poter partecipare attivamente alle varie manifestazioni. Capitan della compagnia, ed è ferito e sta per morire, e manda dire ai suoi alpini perché lo vengano a ritrovare. I suoi noi vi salutiamo con un famoso brano americano, ma fatto a modo nostro. È una canzone che invita a tendere la mano al prossimo, a non chiudersi nelle proprie convinzioni, rinunciando al dialogo, al confronto. E insomma, non permettiamo al silenzio di crescerci intorno, di isolarci, di soffocare le nostre voci, e non arrendiamoci al suono del silenzio. Salve buio amico mio, parliamo un poco tu ed io. Che una visione si è fatta strana in me, nei miei sogni lascia un po' di sé, si è piantata nella mente mia ormai, la vedrai nel suono del silenzio. E si avvicina anche la giornata di domenica, saremo con voi a partire dalle 7.30 del mattino per seguire la lunga sfilata delle penne nere, come facciamo peraltro ogni anno, una maratona non stop, 7.30 fino a sera, per vivere con voi momento dopo momento la festa alpina. Come sempre avrete la possibilità di mandare i vostri messaggi al 351 17 55 3 40. Appuntamento dunque da non perdere domenica mattina a partire dalle 7.30 con la sfilata degli alpini.
Torniamo in città con le immagini. Il complesso di Santa Caterina questa mattina è stata inaugurata. La nuova apsi dell'intervento ha permesso di riqualificare anche l'area di piazza Matteotti. È una giornata epocale. E curiamo e guariamo una ferita che è stata inferta ancora nel 500 a questo compendio prima conventuale, poi museale di Santa Caterina. Taglio del nastro per l'inaugurazione della nuova abside del complesso di Santa Caterina. L'intervento atteso da 18 anni, effettuato grazie alla convenzione tra Comune di Treviso, Ministero della Cultura e Supervisione della Soprintendenza, riqualifica l'abside che da anni versava in condizioni precarie, ampliando di fatto gli spazi museali. Presente all'evento anche l'ex sindaco Gentilini, promotore di questa iniziativa. È una grande soddisfazione che ho cullato quasi 20 anni fa, perché era vergognoso vedere una colata di mattoni al posto degli absidi. L'architetto Tony Follina è stato capace di donare bellezza e luminosità al progetto, ha detto il sindaco Mario Conte, a quello che diventerà l'auditorium più importante della città. Opera per Follina che ha fedelmente riproposto l'assetto geometrico preesistente, proponendone una geometria moderna. Lo vede su tutto il livello, è una conchiglia che non si attacca al vecchio. Completa l'opera il gioco di luci interne ed esterne. Le lunghe finestre filtrano la luce viva di giorno con una luce adatta al museo. Di notte l'abside con la luce artificiale interna si trasforma in un faro. La sfera? Quando passa il sole si irradia tutta di luce l'insieme. Ecco, questa è una roba semplice, complicata, ma diciamo sofferta anche. 18 anni di lavoro, di burocrazia più che altro. L'intervento ha permesso di riqualificare anche l'area di Piazza Matteotti, via Stangade, dove si è realizzata una piazzetta di circa 120 metri quadrati. L'opera è costata circa 990.000 euro. Siamo allo sport contro la rovescia per i campionati italiani di atletica leggera della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali che si terranno il 13 e 14 maggio a Montebelluna. Davvero una grande occasione, un grande evento e abbiamo bisogno di questi eventi. Già il Veneto, insomma, si può dire è un territorio fortunato per quanto riguarda lo sport paralimpico, però dobbiamo fare ancora di più. I numeri stanno crescendo, ma dobbiamo crescere ancora di più perché sono ancora tante le persone con disabilità che per vari motivi non si avvicinano. Quindi ecco, questi momenti, questi eventi aiutano tantissimo a convincere anche i più restii. Oltre la diversità, verso la specialità. È il motto dell'edizione 2023 dei campionati italiani di atletica leggera per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio, lo stadio comunale di San Vigilio ospiterà le gare degli atleti provenienti dalle società sportive associate alla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo e Relazionali. 179 atleti, 37 associazioni sportive. Il mio in bocca al lupo va agli atleti montebellunesi Patrizia, Luigi, Elia e Simone e i miei complimenti invece vanno all'associazione Oltre che ha organizzato questi campionati italiani di atletica leggera che rendono onore alla nostra città. Apriamo la pagina delle notizie di Belluno e provincia. La cronaca con l'omicidio di Fener. Resta in carcere il 46enne domenicano accusato della morte del trevigiano Antonio Costa sabato notte a Fener davanti al GIP. Il presunto killer ha confermato la versione che conosciamo fino ad ora. Sono da poco passate le 13.30 quando l'auto di Giorgio Gasperina, legale di Pedro Livert Dominguez, lascia il carcere di Baldenic, dove il suo assistito si trova da inizio settimana in stato di fermo con l'accusa di aver ucciso il 53enne Antonio Costa. I fatti sono quelli di sabato notte a Fener di Alano di Piave, quando una serata di festa latinoamericana si è trasformata in tragedia, con Costa colpito a morte da un fendente all'esterno del bar nei pressi della stazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato circa un'ora,
un'ora, il presunto killer, vedovo da un anno e padre di 4 figli, ha ribadito la versione della prima ora, ovvero che la coltellata fatale sia partita nel corso di una colluttazione e come a tirare fuori il coltello per primo fosse stato Costa. Insomma, Dominguez avrebbe tentato di disarmare il 53enne di origini trevigiane sentendosi minacciato con il colpo mortale sferrato inavvertitamente, al di là quindi di ogni intenzione. Insomma, una lite trascesa è finita nel modo più drammatico possibile, e questo a causa di alcuni apprezzamenti molesti della vittima nei confronti di una ragazza fidanzata del figlio di un amico di Dominguez. Questa la ricostruzione fatta dall'uomo al giudice per le indagini preliminari, che ha sciolto le riserve nel pomeriggio convalidando la misura di custodia cautelare in carcere. Dominguez resta Balnenik con l'accusa di omicidio volontario. Il dominicano non avrebbe tirato in ballo altri soggetti, ma si continua a indagare senza soluzione di continuità su eventuali responsabilità di terzi. Quanto ai figli dell'uomo incensurato, i due maggiorenni si stanno occupando dei più piccoli. Solo un anno fa avevano perso per malattia la madre. Va dell'inazione nel capoluogo bellunese. Ad essere presa di mira questa volta è stata l'appena inaugurata fontana di Piazza dei Martiri. Hanno agito presumibilmente di notte durante lo scorso fine settimana, forzando l'ingresso del locale tecnico e manomettendo l'impianto di funzionamento della neoinaugurata fontana di Piazza dei Martiri a neppure 48 ore dal taglio del nastro. È il triste resoconto dell'ultimo atto vandalico accaduto nel centro storico di Belluno. Alcune persone, la cui identità resta al momento ignota, hanno scassinato il portellone protettivo e, una volta raggiunto il cuore del sistema idrico della fontana, ne hanno chiuso le valvole collegate al sistema di pompaggio, causando il surriscaldamento e lo shock termico dell'impianto. Il sabotaggio è poi proseguito all'interno della vasca, dove i vandali hanno ostruito con una bottiglia ed erbacce i fori che servono al recupero dell'acqua, mandando di fatto in tilt le pompe. Immediato il biasimo dall'amministrazione di Palazzo Rosso. La fontana, inaugurata pochi giorni fa, ha già subito dei vandalismi. Questa è una città sempre tranquilla, ultimamente verifichiamo delle situazioni non certo piacevoli, questa è una di quelle. I danni sono già stati riparati ed è stata sporta denuncia contro ignoti, la speranza che i vandali possano essere identificati, anche grazie alle immagini fornite dalle telecamere che sono attualmente al vaglio degli agenti della polizia locale. Chiedo ai bellunesi sostanzialmente di vigilare sulla loro fontana, non è la fontana del comune di Belluno e non è la fontana, è la fontana dei bellunesi, che deve richiamare persone. Certo, queste che creano danni è meglio lasciarle fuori. Hanno preso oggi servizio in varie stazioni carabinieri della provincia di Belluno e del capoluogo 27 giovanissimi militari provenienti dalle scuole carabinieri di Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, di età compresa tra i 21 e i 26 anni, 5 le donne. Le loro destinazioni sono Belluno, Agordo, Alpago, Cencenighe, Gosaldo, Longarone, Ponte nelle Alpi, Feltre, Arsie, Mel, Quero, Vas, Santa Giustina, Auronzo, Arabba, Caprile, Bellunese, Pieve di Cadore, San Vito di Cadore. Si tratta, ha rilevato il comandante provinciale Enrico Pigozzo, di una promessa mantenuta, perché il generale Giuseppe Spina, nostro comandante di legione, aveva assicurato una sua attenzione particolare al nostro territorio. Un rinforzo concreto che oggi si materializza attraverso i giovani volti dei nostri colleghi. In conclusione, siamo alla politica. I prossimi 14 e 15 maggio si andrà alle urne anche nel comune di Sospirolo. Unico candidato nella corsa contro il commissariamento è il sindaco uscente Mario De Bon. Sindaco, lei ha scelto di ricandidarsi per il suo comune. Quali sono, come dire, le proposte che lei offre ai suoi concittadini? Ma io credo che la prima cosa da dire è la continuità. Abbiamo lavorato a favore della comunità e la comunità ci ha risposto positivamente, soprattutto dopo, secondo noi, almeno 3 anni di pandemia, dove tutti i progetti si sono di fatto bloccati e solo una parte adesso sta andando in chiusura. C'è la volontà di andare a finire questi e proporre anche una serie di altre cose, dalla possibilità di rendere più attraente Sospirolo anche dal punto di vista dell'abitativo, e poi operazioni come il PAT, che possono veramente far cambiare la vita alla nostra comunità. Io ricordo sempre che Sospirolo è a 12 km da Belluno, è a 20 da Agordo e altrettanti da Feltre, quindi è in una posizione fantastica. Si tratta di sviluppare le sue caratteristiche migliori
però svilupparla in modo da renderlo attraente. Lista unica, si sente di appellarsi ai cittadini affinché non disertino le urne? Ma io credo di sì, io credo che il voto sia sempre un diritto ma anche un dovere. Un dovere nei riguardi dei propri cari, delle proprie persone, perché il non votare vuol dire anche che domani non ci si può più lamentare se qualcosa non va. Ci fermiamo, siamo al termine di questa edizione del nostro TG Treviso, previsione del tempo come sempre. Grazie per averci seguito e una buona serata in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Un'intensa perturbazione ha raggiunto l'Italia, determinando condizioni di maltempo che si protrarranno per qualche giorno. Il dettaglio di giovedì 11 maggio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse anche di moderata intensità. Nel corso del pomeriggio poi probabile diradamento ed esaurimento dei fenomeni sui settori più meridionali della pianura. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 11 e 15 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà anche in questo caso coperto, con piogge persistenti localmente intense. Neve abbondante in quota tra i 1600 e i 1700 metri all'incirca. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime sui 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove domineranno ancora le nubi con rovesci un po' ovunque, come vediamo. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.